situazione, insomma, alla tua situazione, anzi ti invito, se ne hai voglia, di condividere nei commenti quello che è il tuo obiettivo di fitness, di salute, di perdita di peso, insomma, se anche tu come me stai attraversando un piccolo infortunio e quindi vuoi recuperare da questo infortunio, ma sempre mantenendoti attiva, quindi insomma condividere con me quello che è la nostra passione che ci lega per la salute, il benessere e il fitness. Parlavo prima di zone, parliamo un po', così almeno ti aiuto anche a trascorrere questi 30 minuti insieme in modo un po' più piacevole, sperando di darti dei contenuti interessanti che possano essere magari riutilizzati per migliorare sempre di più le nostre attività. Parlavamo di zone cardio, ben chiaro, la prima cosa che ti invito, non faccio recensioni di device, ma ad acquistare uno smartwatch. Secondo me, se trovi anche una versione semplice usata, se vuoi usata, se non nuova, da spendere un centinaio di euro nuovo, una ventina usato, può essere sicuramente interessante, qualcosa che ti consenta di tracciare i tuoi allenamenti e senza dubbio che abbia un contapassi e un rilevatore di cardio. Nel mio caso, vabbè, utilizzo Garmin Forerunner 945, un livello di un orologio di un paio d'anni, del livello massimo per le attività di running, infatti Forerunner di Garmin, non necessariamente quello che serve a te, può essere sufficiente un Garmin Forerunner 45, che puoi trovare usato penso intorno ai 20-30 euro, se non nuovo in parsi a 55, intorno al centinaio di euro. È uno strumento che ti aiuta sicuramente a capire quanto è il tuo heart rate e gli allenamenti che fai e le attività che fai, che può essere camminata, che c'è il GPS, tracciando magari anche la quota, i metri che hai raggiunto. E tra poco che andiamo a maneggiare il tappeto, ci mettiamo a 11%. Mantenendo la nostra velocità inalterata, quindi andiamo in 11%, il mio tapis roulant arriva al 15, quindi se tu arrivi al 5, 7, 10, mai al massimo che puoi, il mio arriva al 15%, quindi andiamo ad alzare la salita e ce ne sarà un'altra ancora un po' più tosta dopo di questa. Ti dicevo, sicuramente può essere interessante per avere, per registrare, tenere traccia delle tue attività, che può essere la camminata o una corsetta lenta in esterno con GPS, puoi rivedere i tuoi percorsi, i tuoi tracciati, piuttosto che la bici, come nel mio caso c'ho bici, ellittica, movedore, camminata, corsa, gare, attività acquatiche come canoa, kayak, SUP, insomma nuoto. Corrente 945 racchiude tantissime cose, ma se non sono necessari per te, non ha senso spendere dei soldi inutilmente. Torniamo alle zone cardio. Siamo in zona 1, come andare a scegliere le nostre zone? E qua viene il bello. Diciamo che tendenzialmente sono due i metodi. Uno è quello della FC Max, quindi la frequenza cardiaca massima che possiamo avere, che può essere data anche in questo caso con due metodi. Il primo, totalmente impreciso, è 220 meno età, nel mio caso 220 meno 40-180. E il secondo caso, ovviamente, facendo gli esami in laboratorio. Chiaro che se sei uno sportivo ti invito sempre a fare una visita sportiva sotto stress all'anno col cardiologo. Adesso andiamo a mettere la potenza, la pendenza al 15% e riduciamo la velocità a 4 km orari. 15% o il massimo, sempre se sei già al massimo rimani lì. Dicevamo, puoi farlo l'FC Max in laboratorio e comunque di fare almeno una visita al cardio indipendentemente dalla tua età. Quindi faccio due all'anno, una per la visita sportiva
per il tesserino delle gare e uno col cardiologo, perché mi piace essere controllato, faccio esami del sangue ogni 3 mesi, quindi insomma mi piace controllarmi, soprattutto perché stiamo facendo, io perlomeno faccio tante attività. Sono, poi torno al tema, circa 13-16 ore di allenamento alla settimana, quindi sì, circa 2 ore al giorno, a volte anche io. Torniamo a noi, come primo metodo dell'FC Max, il secondo metodo, sto parlando di visite, il secondo metodo è calcolando la soglia anaerobica, che è quella che utilizzo io. Nel mio caso mi viene incontro il mio orologio, che me la stima e in alcuni casi la rileva, quando la rileva la soglia anaerobica, quindi il termine proprio in sé dice anaerobia, quando siamo talmente al di là delle nostre capacità che si va in anaerobico. L'anaerobico è quella soglia, tra pochi secondi cambiamo ancora l'impostazione. Provo davanti. Andiamo al 9% e torniamo a 5 km orari. Dicevo, l'anaerobia è quella soglia che noi possiamo, di sforzo che noi possiamo mantenere per pochi secondi, ad esempio ripetute di 200, 400, 800 metri, 800 già è più difficile, 200, 400 è più probabile, gare di 100, 200, 400, 800, chilometri, le gare sono diverse, vai a 1000, quello è la soglia anaerobica. Quindi il mio orologio, nel mio caso, se tu non hai lo strumento, fai la formula che ti dicevo prima, è avere un'idea almeno. Nel mio caso il mio orologio me lo rileva, nel mio caso è 162 bpm. Quindi sicuramente da lì imposto tutte le mie fasce. Quindi da 162 in su sono in zona 5, quindi la zona massima. Chiamiamola la zona rossa, la zona 4 o la zona di soglia, nel mio caso è tutto quello che va da i 153 battiti fino ai 163, quindi una soglia molto importante a livello cardio, e nel mio caso è quella che utilizzo per le gare di mezzo fondo, la mezza maratona, i 10 km e anche attività nei miei allenamenti strutturati di corsa, nel tempo run e le ripetute lunghe, insomma, per intenderci, in una zona di lavoro molto intensiva. Poi abbiamo la Z3, che è la zona di lavoro del medio, ma anche del lento avanzato, se vogliamo chiamarlo. Quindi nel mio caso dalle 136 bpm ai 153, come dicevo poco fa. Questa zona 3 ricava pure tutte le tue percentuali. Intanto abbiamo fatto i nostri bei 12 minuti e mezzo chiacchierando, e fra poco andiamo a toccare ancora il nostro tapis roulant. Poi vado avanti, portiamo la velocità 4,5 e torniamo alla pendenza del 14%, o il massimo se la tua arriva a 10-12, quel che non conosco. Anzi, nel mentre ti invito ad iscriverti al canale, accendere la campanella, a condividere nei commenti. Intanto il nostro BPM è salito a 96, siamo sempre in Z1, siamo a 96-97, anche 100 mi ha sfiorato prima visto. Bene, e dicevamo che la Z3 è la zona di lavoro standard nell'endurance, quindi io se faccio un allenamento di corsa di 25, 20, anche di 10 km identificata come corsa lenta, quella è la zona di lavoro.
Prima di queste ci sono le zone di riscaldamento. Come stiamo facendo adesso, una bella passeggiata. Quindi la Z2, che non abbiamo ancora visto sul capirulare camminando, è una zona di riscaldamento. Tutto quello che c'è intorno ai 110 e di più, fino ai 135 bpm, tutta la zona di fondo, di riscaldamento, di lento, insomma di molto lento, se è quello il nostro caso. Prima di quella soglia c'è la Z1, cioè la soglia dove normalmente noi viviamo, diciamo, o comunque ad alta, a basso impatto cardio, con una camminata strutturata come quella che stiamo facendo. Tra pochi secondi andiamo a toccare il tapirulano, eh? Andiamo a metterci a 9% e 5,5 km l'ora. Abbiamo passato i nostri 15 minuti insieme e abbiamo parlato un po' di facecardio e di cardio in generale. Adesso siamo a 106 bpm, quindi la salita è servita a farci salire anche il nostro sforzo cardiaco. Bene, ci fa lavorare bene, no? Come ti sta sembrando? È interessante, carina la passeggiata così, eh? Questa collina, questo passeggiato in collina. Quanto ai passi al minuto? Stiamo tenendo circa i 108-110, giusto per darti un parametro, 105-106-108-110. No, ho lo strumento che me li misura, quindi so quanto sono. E quando corro le corse lente, giusto per darti un parametro, sto intorno ai 165-170, fino ad arrivare agli allenamenti della famosa zona rossa o zona anaerobica di prima, anche oltre i 200-220 passi al minuto, sicuramente facendo girare molto velocemente le gambe a ritmi di sicuro molto più impegnativi. Bene, abbiamo percorso circa 1350 metri. Bene, ci stiamo facendo questa bella passeggiata sul tappeto, interessante, non troppo blanda tra l'altro, aggiungo, non veloce, ma la salita, le percentuali positive del nostro tappeto hanno un senso. Non le facciamo a caso per dire sì, simuliamo la passeggiata in montagna, no. Lo facciamo per un metodo. A cosa servono? A sviluppare forza. Ti do un'indicazione. 3 anni fa pesavo 45 circa, 50 kg più di adesso. Sì. E ho iniziato ad appassionarmi allo sport da totale sedentario. E la testa, facevo le maratone, la testa, le mezze maratone, i record, ma il mio corpo non era pronto a dove ero già andato con la testa. Abbassiamo il tapirulano a 5 km orari e alziamolo a 15%, quindi al massimo che puoi arrivare. Se tu arrivi al 20 vai al 20, per intenderci. E quindi che succede? Quando il tuo corpo non è pronto, i tuoi muscoli non sono pronti, non sono sufficienti per garantire di supportare gli allenamenti che andiamo a fare, cosa succede? Succede che se non sono i muscoli a supportare il movimento, l'impatto col terreno, ad esempio nella corsa, beh, sono le cartilagini e i tendini che sostituiranno ai muscoli. Cosa per cui non sono fatti per essere loro, non sono fatti per sopportare lo sforzo dell'impatto. Quindi cosa è successo? Beh, mi sono infortunato il ginocchio destro, con dropatia
del condilo laterale esterno, appunto del ginocchio destro, curato. In un mese andiamo a mettere una sottopirulana 5,5 e al 9% di pendenza. Ovviamente adatta tu a come ti senti. Per me l'importante è che tu adatti la pendenza. La velocità è sulla base di quello che vuoi fare tu. Puoi andare anche a 2 km/h. L'importante è essere qui adesso e fare. Ricordati che è la continuità. Oh, 110 bpm. La continuità nel tempo a fare la differenza. Saltuare gli allenamenti, essere saltuari, non paga. Progetto, obiettivo, raggiungiamolo insieme. Condividimelo nei commenti, possiamo magari rivedere insieme un piano per raggiungerlo, se posso esserti d'aiuto. O magari se puoi darmi dei consigli per creare contenuti sempre più interessanti per te. Ti invito ovviamente a iscriverti al canale attivando la campanella per ricevere aggiornamenti sui nuovi contenuti. Sono trascorsi 20 minuti e abbiamo fatto 1,6 km. Siamo attualmente al 9%, come vedi nei pop-up ai miei lati, è a una velocità di 5,5 km/h, 102 bpm, 108 passi al minuto, 11 minuti al chilometro. Siamo uno dei tuoi parametri. Come calorie abbiamo bruciato all'incirca 160-170 calorie adesso in 20 minuti, quindi il nostro allenamento ci porterà di 30 minuti circa 250-300 calorie di gap. Detto questo, stiamo parlando del condilo laterale del mio ginocchio destro, curato in circa 60 giorni di stop, unito a 3 infiltrazioni di acido ialuronico. Bene, in questo stop cosa ho imparato? Ad allenarmi con un metodo. Quindi ho imparato che i muscoli non servono per fare questo, ma per sostenere la nostra attività. Quindi l'allenamento di oggi, tornando al tema iniziale, per non dilagare un po' più di tanto, ma poi lo dilaghiamo, c'è ancora tempo. L'allenamento di oggi 14% a 5 km/h, alziamo al 14%. L'allenamento di oggi crea le basi per rafforzare e tonificare i nostri muscoli dell'apparato o della catena posteriore o inferiore, se vogliamo chiamarli. Quindi quadricipiti, glutei, in parte anche polpacce, ma poco. Quindi sicuramente ci dà una mano per supportare qualcosa di più intensivo, se è il nostro obiettivo. Comunque, se anche tu hai la passione per l'attività, o comunque magari qualcuno ti ha detto che devi farlo, beh, troviamo il modo di divertirci. Ed è l'unico modo che conosco per affrontare lo sport. Per me, e spero lo sia anche per te, lo sport è vita, stare insieme e divertirsi. Come andiamo a rafforzare oltre alle camminate o alle corse in salita, se il tuo sport è la corsa? Beh, ci sono attività che puoi trovare anche nel canale a corpo libero per le gambe, i glutei, quindi non solo camminare, ma anche degli allenamenti. Ci mettiamo a 5 km/h e all'11% di pendenza. Non solo attività di camminata in pendenza come oggi, ma anche attività molto più serie e più tranquille da fare a casa. Nel canale trovi sicuramente dei video dove faccio delle sessioni di allenamento di attività molto blanda che puoi fare tranquillamente con solo un tappetino in garage, come faccio io, o dove ti pare, per rafforzare le nostre gambe, i nostri glutei, anche altre per l'addome, eccetera. Quindi sicuramente
trovi qualcosa di tuo interesse nei contenuti del canale. E ti invito davvero ad avvicinarti a questi contenuti perché sono sicuramente interessanti. Puoi fare prima dell'attività di camminata come riscaldamento o anche dopo come parte di un defaticamento. Se tu vuoi fare tutti i giorni una passeggiata e legare 3-4 volte a settimana questo tipo di attività corpo libero, benissimo. Puoi fare anche ad esempio 4 passeggiate alla settimana e 3 attività corpo libero, sempre un'attività da 20-30 minuti, quindi non ti voglio tenere tutta la giornata impegnata a fare questo. Non lo faccio nemmeno io, ovviamente il mio perimetro di allenamento è nell'early morning, al mattino molto presto, per partire la giornata con il grip giusto psicofisico. Beh, sicuramente adesso andiamo ad abbattere al 7% il nostro potenza, e ci mettiamo a 5,5 km/h, quindi alziamo un pochino anche quella. Ovviamente riparametra la velocità sulle tue sensazioni. Non devi raggiungere sforzi troppo impegnativi. Oggi ci divertiamo sul tappeto, camminiamo e lo facciamo in modo idoneo. Siamo a 100 bpm e stiamo andando a 11 km. Mancano 4 minuti e mezzo alla fine della meta, abbiamo fatto circa 2 km 102 km 2, se la tua velocità è rimasta più o meno simile alla mia. Io faccio uscire il tapis roulant anche l'attività di qualità di enduro, di qualità della corsa. Quest'anno ho provato la stagione invernale a preparare le mie competizioni, che sono appassionato, attenzione, 10K e 21K, o meglio, la 10 e la mezza maratona di corsa, e la qualità ho deciso di farla in indoor, quindi mi sono attrezzato con uno strumento che è attaccato al tapis roulant, non lo vedi, ma è sulla banda in basso, con delle fotocellule sul nastro, e una volta calibrato con la sua applicazione, lo faccio la calibratura perché mi piace avere il dato giusto. Sono un fanatico delle KPI ogni circa 7-10 giorni e rilevo sia la velocità, ovviamente con i sensori posizionati a una determinata distanza sul nastro, quindi la velocità con uno scarto dell'1,5-2% sui 10 km, quindi sicuramente molto veritiero come dato, e non di meno la pendenza, quindi mi misura anche quanti metri in salita abbiamo percorso. Se anche tu ti stai allenando alla mia velocità, alle mie pendenze, puoi dire di aver fatto, adesso te lo dice l'orologio, 205 metri di salita. Bene, 2,3 km in lungo e 205 in alto, ma mancano ancora 2 minuti e mezzo, quindi adesso ci mettiamo all'1% a 7 km/h per gli ultimi 2 minuti e mezzo. Se per te i 7 km/h, io sono fortunato a piedi, ma questi li faccio a termine di riscaldamento, se per te questi 7 km/h sono troppi, abbassa semplicemente, non ti preoccupare, siamo qui per divertirci, non per farci del male, eh? Ancora 2 minutini, concludiamo il nostro allenamento di oggi. Infatti stiamo andando a 154 passi al minuto. È una corsa molto blanda, io ti dicevo, le mie corse lente come range di velocità sono 5-5,30 km, quindi
attorno alle 11-12 km orari, e in quello spazio io compio circa 165 passi al minuto, grosso modo. Adesso siamo a 155 a 7 km orari, o circa 8,45 minuti al chilometro. Siamo comunque in zona cardio 1 a 102 bpm. Come vedi, saliva di più il nostro cardio con la pendenza al 15% a 4 km orari rispetto che alla pendenza all'1% a 7. Anche questo è un dato interessante da tenere bene a mente e monitorarlo magari nel tempo, se ripeterai questo allenamento più volte, quali sono le variazioni. E queste sono essenziali per capire dove stiamo andando. 25 secondi al termine allenamento, beh, ti invito ad iscriverti al canale, ti ringrazio per esserti allenata con me oggi, accendi la campanella per ricevere ulteriori informazioni e notifiche sui nuovi contenuti che vengono caricati sul canale. Se hai voglia di condividere i tuoi obiettivi, i tuoi allenamenti, il tuo strumento, beh, ti invito a farlo. L'allenamento è finito. Ci vediamo al prossimo workout. Ciao ciao!